abbiamo presentato su Saga Inside la Veil E Plus già nel nostro articolo. Adesso ci facciamo un giro insieme ad Anna e Marta di Liv. Dove andiamo, Marta? Ma siamo qui ad Arbona e faremo la salita del San Carlone. Niente di che, però, giusto per provare l'assistenza in salita. Benissimo, allora in sella, via! Cari amici di Cycling Side, abbiamo appena terminato la nostra pedalata in questa giornata direi autunnale, che però ci ha concesso le condizioni ideali, nel senso che un terreno anche impegnativo come può essere quello di oggi, con asfalto bagnato e foglie, mette comunque in gioco tante capacità di gestire la bici. Grazie Marta di questa bella opportunità, mi sono divertita, è stato molto piacevole. E devo dire che ho trovato un motore molto, molto morbido, molto gentile, perché spesso mi trovo in difficoltà, essendo piuttosto leggera, tende un po' a buttarmi avanti la bici, quindi devo dire che è un'ottima modalità di dare potenza nella bicicletta. Ma allora guarda, questa che hai provato tu è il top di gamma della Veil E Plus, che è praticamente la nuova nata nella gamma Liv. Finora non avevamo nessun tipo di bicicletta road con l'assistenza elettrica. Poi ho provato il top di gamma, poi quella che ho provato io invece è il modello 2, poi abbiamo anche la R, che è quella che monta le gomme un po' tassellate. La caratteristica di questo motore e anche di quello che è montato sulla Defy, che sono motori di proprietà di Giant, cioè realizzati proprio dall'azienda, è quello di dare un'assistenza che è molto fluida. Quindi non è che senti proprio che stacca e ti dà quella potenza, però come dicevi tu l'assistenza è graduale, in più la puoi settare attraverso l'app e quindi la pedalata che hai è sempre una pedalata continua. Poi naturalmente in Italia le biciclette a pedalata assistita si fermano dopo i 25 km orari, in altri stati europei è diverso, come anche negli Stati Uniti. Però naturalmente se tu hai dei percorsi, diciamo, dei mangia e bevi o comunque collinari, l'assistenza che hai è continua praticamente. Quindi quello che dicevi, mi fa piacere che tu hai avuto questa sensazione, insomma. Anche in discesa mi sono trovata bene, perché comunque è maneggevole, evidentemente la geometria è proprio studiata per le donne, che hanno comunque delle linee, delle misure più contenute, quindi il manubrio compatto e anche la possibilità di accorciare la corsa della leva permettono un'ottima presa. L'ho trovata scattante, è agile, in discesa anche nelle curve abbiamo provato questi tornanti con l'asfalto bagnato, c'era anche qualche foglia, ma mi ha dato una sensazione proprio di sicurezza. Allora, questa bici nella parte del cockpit, però anche quella delle reggiselle, è realizzata con la tecnologia di Fuse, quindi deve dare una sensazione di comodità. In più il manubrio di questa Avail ha un flare leggero di 8 mm, quindi quello che abbiamo provato è anche stare con presa bassa, ti dà la sensazione di sicurezza e sì, inoltre vabbè, possiamo avvicinare le leve e il freno, quindi quello sì. Il fatto di avere una bici maneggevole, questo naturalmente sì, abbiamo un peso del motore che è molto contenuto, come quello della batteria che viene integrata nella parte del tubo obliquo. In questa bicicletta parliamo con una batteria integrata nell'obliquo di 400, che può essere aumentata fino a 600 con un range extender messo nella posizione del portaborraccia, quindi comunque siamo comunque su una bici a pedalata assistita piuttosto leggera. Sì, diciamo che oggi era una giornata un po' particolare, nel senso che vabbè, l'asfalto era bagnato, così non è che abbiamo potuto fare chissà che cosa, però comunque il fatto di avere una bici sicura anche in discesa con un peso naturalmente superiore a una road bike tradizionale può essere interessante, insomma. Il segmento delle biciclette elettriche da strada, come quelle anche sulla parte di Giant, diciamo che sono biciclette che comunque anche nel range di prezzo sono abbastanza alte, siamo su una fascia di prezzo medio-alta, quindi tieni conto che la bicicletta di top di gamma di Liv siamo superiori ai 10.000 euro, quindi la capacità di spesa deve essere di un certo tipo e inoltre parliamo di un target di utilizzatrici che siamo superiori ai 40 anni dalla nostra statistica che abbiamo fatto, quindi comunque una fascia di età
di non di giovanissime, comunque di donne che comunque continuano a divertirsi molto in bicicletta. Non è una bicicletta dove non fai fatica, quello assolutamente. No, certo, però a maggior ragione anche il comfort sullo stare anche tante ore in sella esatto. È un punto di grande valore. Sì. Inoltre il LIV, le biciclette a pedalata assistita della fascia road, il telaio è uguale per tutti, anche la parte del cockpit e naturalmente pedivelle e tutto il resto, però teniamo a precisare che tutta la fascia elettrica è montata a SRAM e l'allestimento naturalmente varia a seconda del modello della bicicletta. Naturalmente quella che tu hai provato, che ha il RED nuovo, puoi maneggiare il livello di assistenza che tu hai attraverso i blip sul manubrio, che questo è una caratteristica appunto tale dello SRAM. Ottimo, grazie mille allora, a grazie presto. A te, speriamo di vederci con un tempo migliore.